Feo e Doridice alla tosse, ovvero saranno famosi. 120 aspiranti danzatori tra ragazzi e ragazze si sono confrontati in un casting per ottenere 8 posti nello spettacolo in scena a maggio. Sono tanti e sono belli, quindi non sarà facilissimo sceglierli. Tutti bravi e preparati, sì, ma alla fine saranno solo 8 tra i 120 aspiranti ballerini e ballerine ad essere selezionati per rappresentare un classico sempre attuale, il dramma di Orfeo, incapace di salvare Euridice per non avere saputo resistere a un ultimo sguardo verso l'amata e così perdendola per sempre. Una collaborazione tra Teatro della Tosse, il Balletto Civile e della coreografa della compagnia Michela Lucenti a vigilare su movimenti e talento dei candidati. Sono 20 anni che lavoro, quindi diciamo che identifico abbastanza presto qualcosa che mi interessa, però mi piace dare un po' di tempo perché ci sono dei danzatori che talvolta sono molto timidi e poi escono, quindi per me è molto importante almeno le prime 2 ore cercare di metterli a proprio agio anche, e poi cominciare ad andare un po' in profondità perché c'è qualcuno appunto che magari in maniera scoppiettante subito è molto forte e qualcuno timido che esce dopo un po', bisogna dare la possibilità a tutti di esplorare un po'. 120 candidati, si diceva, 31 maschi e 89 femmine, tutti con un sostanziale curriculum alle spalle. E sono 120 forme diverse di uno stato d'animo che oscilla tra fame di successo, tensione e speranza. Ma anche 120 forme diverse per convincere la coreografa di essere quello o quella che è al posto giusto, nel momento giusto, ognuno con la propria ricetta. Essere tranquilli, capire cosa vogliono, cosa cercano, perché non è sempre facile. Ogni audizione bisogna capire un po' dove sei, cosa stai facendo, e in questo caso chissà cosa cercano, chissà qual è lo stile, ci stanno facendo un po' fare un po' di tutto. Tutto molto veloce, anche se siamo tanti, l'energia è andata su molto velocemente, quindi penso che ci sentiamo già tutti nel pieno, fisicamente coinvolti, quindi divertente, il tempo sta volando, quindi spero continui a volare. Fa un certo effetto per un non addetto ai lavori osservare il via vai nella sala trionfo della Tosse. Ci sono, come detto, 120 candidati, ma già questi sono il frutto di una preselezione. Il teatro infatti è stato letteralmente sommerso di curricula da tutta Europa. Oltre 200 sono arrivati e forse ci sono 2 modi diversi per interpretare il massiccio interesse. Uno, la danza è viva e continua ad attrarre giovani talenti, e 2, il lavoro nel settore in generale scarseggia, questione di punti di vista. Segnale positivo perché vuol dire che il lavoro è molto interessante. Dall'altra parte, veramente in Italia in questo periodo per la danza non è il massimo, c'è veramente poco lavoro e si fa fatica. Benvengano queste occasioni, sono molto ben accette. Di sicuro non è un caso che sia la Tosse a lanciarsi in questa nuova scommessa. Lo spettacolo infatti verrà messo in scena con la regia di Emanuele Conte a inizio maggio nel padiglione blu della Fiera di Genova, un padiglione circondato sì da polemiche sui costi, ma sicuramente uno scenario affascinante per quelli che da anni sono i cavalli da battaglia del teatro. Contaminazione artistica e, altrettanto importante, uscire dai confini fisici delle sale classiche. Per noi è quasi una missione. Diciamo, anche all'interno del nostro teatro cerchiamo di andare sempre il più possibile oltre le frontiere, e questo incontro che c'è stato tra Emanuele Conte e Michela Lucenti è un po' il segno di questo, nel senso che la prosa e la danza ormai insomma non devono per forza contaminarsi, così come si contaminano con la musica, così come si contaminano con il circo, e anche gli spazi teatrali devono essere rovesciati e ribaltati. Non si può pensare che ormai il teatro possa continuare ad essere quello delle poltroncine rosse. E così anche gli 8 selezionati saranno chiamati a diventare espressione di questa fusione tra il ballo e la prosa, con un mito che arriva dall'antica Grecia, ma in migliaia di anni non ha perso nulla della sua attualità. Lavorando su spazi molto grandi, racconteremo il mito di Orfeo, soprattutto fisicamente e musicalmente, avremo anche del testo, però il lavoro è su grandi immagini, è come vedere un grande film, come una grande installazione fisica che indaga sul mito di Orfeo Euridice, quindi questo è il filo rosso. Un filo rosso nel padiglione blu, dunque, da vedere, ascoltare e, azzardiamo a cuor leggero un pronostico, anche apprezzare dal 7 all'11 maggio alla Fiera.